We must go the spring. Andiamo ora alla ricerca della sorgente. Ci troviamo in via dell'acqua. Sotto il campo dei fiori. Varese. Zona Casciago. E adesso andiamo a vedere la sorgente. Via dell'acqua. Bella strada. Un poco di traffico, naturalmente. Bei campi. We must go the spring. Dobbiamo andare alla sorgente. Antichi alberi. Qua un filare di platani. Come facciamo ad andare che non sono mai andato? Fortuna vuole che ho visto la zona su Google Map, perché credevo che fosse aperta anche dalla parte di Varese, invece è aperta solo dalla parte di Casciago. Noi continuiamo via dell'acqua. Continuiamo questa strada. Un po' di traffico, ci troviamo a Casciago, un ponticello pedonale sopra e abbiamo addirittura davanti il lago di Varese, diciamo i promontori sul lago. Ecco, guardate che cosa incredibile. E abbiamo pure la nostra stradina, guardate. Dobbiamo andare. We must go the spring. Dobbiamo andare alla sorgente. Guardate il nostro lago. Questa stradina poi di sotto
non era evidenziata. Proviamo a fare quella di sotto? Sì, guardate il nostro lago. Però prima guardate il nostro lago. Guardate, guardate che posto incredibile. Incredibile nel senso, ha il suo fascino, eh? Ha il suo fascino. Queste le parti al lago. Io non devo far vedere le automobili, chiaramente. Questa è la parte che va le collinette e questa è la strada via dell'acqua. Ma noi andremo direttamente giù di qua, che c'è un sentierino. Quindi siamo venuti giù dalla strada via dell'acqua, che c'è questo ponticello. Siamo venuti da quella parte lì e scendiamo. Questo, hanno fatto un percorso pedonale, volendo anche con la bicicletta, lì c'è scritto pedonale. Fratello Sole, sorella Valle Luna, The Spring. Praticamente siamo proprio, vedete lì i pali continuano via dell'acqua, però noi scendiamo giù di qua senza che io sappia, non ho mai fatto la strada, senza che io sappia andiamo un po' più veloce, va. Abbiamo messo la borsa a tracollo veloce. Ma qua viene il vento. Questa è la stradina, vedete, stradina, e lì abbiamo proprio la zona del lago. Vediamo cosa riusciamo a fare. Abbiamo fatto bene a venire di qua, che si può tranquillamente arrivare, non è proprietà privata, altrimenti potevamo passare da qualche... poi meno male che ci teniamo un po' così. Comunque questa è la strada, da qui la strada, quassù così. Su Google Map naturalmente ogni istante le strade cambiano, però abbiamo avuto l'accortezza di quello che potevamo trovare. Addirittura ci vengono in bicicletta. Beh, da dietro possiamo riprendere il nostro corridore in bicicletta, tanto da dietro la privacy rispettata. Quindi vedete, vengono anche in bicicletta, fantastico. Allora, Fontanile della Valletta, e io non ci sono mai venuto, non ci sono mai venuto, Fontanile della Valletta, incredibile, comune di Varese, comune di Casciago. Allora perché da di là io non riesco a venirci? Vabbè, metanodotto, bei fiori. Qui hanno sistemato un po' tutto anni fa. Io voglio vedere se poi fontanile e lavatoio, questo è il cartello che c'era una volta. Dai, mica male, dai. Io non mi sono preparato per
fare questo video, non è che vengo qua spesso. Qua c'è un'antica cabina dell'Enel, come la facevano una volta, rimasta tal quale. Andiamo giù a vedere. Io veramente non ci sono mai venuto ed era la volta buona che dovevamo venirci. Ma è incredibile. Vabbè. È incredibile. Ma allora? Ma dai ragazzi, ho fatto bene a riprendere. Scusate che ho ripreso la strada. Poi io non sapevo come fare perché c'erano veramente tanti rumori d'auto, quindi io non sapevo come iniziare il mio video. Capite ragazzi? È incredibile, troppo bello. Osti, adesso vi racconto la storia, devo avere il tempo per raccontarvi questa storia senza finire nel fanghetto. Bellissimo. Adesso vi racconto tutto. In questo momento non vedo nessuno per il fatto della privacy, a me piace la compagnia. Compagnia piace, ma per un discorso di privacy. Va che bello! Quasi quasi mi riprendo proprio qua. Ma è incredibile! Dai! Allora si va per Varese. Si riesce ad andare su per Varese. Ma è possibile che non sono mai venuto qui che siamo a Varese? Ma Snago! Varese! Ma Snago, frazione di Varese! Caspiterina, sentiero 21. E mai sono venuto in vita mia, ho 41 anni. E mai sono venuto. Dopo torniamo di là, non so se avremo il tempo per far vedere tutto. Questo qui è l'acqua che ci annaffia i pomodori. Io per questo sono voluto venire qua. E vi racconto qualcosa di sensazionale. Qualcosa di sensazionale. Questa è una sorgente a Risorgiva. È qualcosa di sensazionale. Oh caspita, è incredibile. È incredibile. E lì c'è pure una panchina. E questa è la sorgente. Questa è la sorgente incredibile. Ragazzi. Adesso vi racconto. Che storia, che roba incredibile. Qua abbiamo anche il percorso tematico, eh. Però tanto vi racconto io, flora, fauna. Fontanina della Valletta. Ma incredibile! Dove siamo venuti? Qua bello però dove l'acqua gira bene. Quindi vedete che la sorgente è qui, eh? Lo vedete che è qui la sorgente e non c'è un'uscita. Adesso ve la racconto io la storia qua. Che bella la libellula. La libellula. Libellula, vieni a farci compagnia. Vieni vicino a noi. Guardate. Una sorgente, proprio l'acqua scaturisce qua. Adesso vi racconto. Una palma perché siamo sul lago e anche qui crescono le palme. Adesso vi racconto. Vedete un po' di traffico. Io poi non potevo entrare nei campi perché lì sono campi privati, non si può entrare. Allora abbiamo dovuto fare la strada giustamente. Però adesso vi farò vedere tutto. Ma è incredibile, troppo bello. Incredibile che l'ho riscoperta tramite internet. Mi tolgo la borsa, ho riscoperto questo posto tramite internet. Adesso ve lo racconto un attimino veloce. Io dovrei montare questo. Ecco. Dovrei montare questo su. Accetto la videocamera. Dovrei montare la croc.
lo mettiamo qua e vi racconto la storia di questo bellissimo luogo. Ecco, se io magari mi metto lì, dovrei riprendermi. Io faccio così, mi tolgo. Cari amici, io, vabbè, atti, è incredibile. Qua volevo mettermi proprio a completamente così. Bene. Mi tolgo i calcini. Tolgo i calcini e entro nell'acqua a raccontarvi il tutto. Allora riprendiamo da più lontano. Beh, non troppo. E magari un po' dritte, sì. Allora, incredibile, io non sono mai entrato qua dentro, ma mica ci sono i chissà che, acqua normale. Poi oggi è il 28, martedì 28 giugno 2016. Io qua non ero mai venuto, Fontanin della Valletta, tra Varese, non so da che parte si prenda da Varese, sono riuscito a venire dalla parte di Casciago che c'è un supermercato, non diamo i nomi, comunque c'è un supermercato. E lì vi ho fatto vedere proprio quindi la zona di Varese, Casciago e di qua Varese Masnago. In Italia, we must go the spring. Dobbiamo andare alla sorgente. We must go the spring. E infatti ci siamo. Allora, brevemente, praticamente questa sorgente è una risorgiva. Perché quando vi ho fatto vedere, guardate che belle libellule, se le vedete, per quando vi ho fatto vedere il Lago Maggiore, l'alluvione al Lago Maggiore. Ma io abito a Varese, c'era bisogno di andare sul Lago Maggiore. Sì, perché ho abitato 4 anni sul Lago Maggiore. Però facciamo un po' un conto, no? Facciamo un po' un conto. Io ho abitato sul Lago Maggiore, vi faccio vedere Varese. Cioè, vi faccio vedere l'Aveno, il Lago Maggiore. Io ho abitato, sì, sul Lago Maggiore abito a Varese. Però chiaramente, perché vi faccio vedere il Lago Maggiore? Perché il Varese esce poco dagli argini. Perché esce poco dagli argini? Grazie anche a questa sorgente. In che maniera? Questa sorgente praticamente quando non piove riesce a succhiare più acqua da un altro fiume che si chiama Vellone, che scende giù da quei monti che vi ho fatto vedere un pochino, il Campo dei Fiori. Scende giù e però quando scende che non piove si succhia dentro le rocce e quindi scaturisce invece da quest'altra parte ed esce tutta quest'acqua. Quando invece piove, cosa succede? Che l'acqua si dilava velocemente sopra le rocce, non penetra dentro le rocce del fiume e qui viene meno acqua, confluisce meno acqua. Quindi quando non piove confluirà più acqua, quando invece piove confluisce meno acqua. Quindi quell'acqua in più che abbiamo dalla pioggia, però ci sarà acqua in meno da questa sorgente. Quindi cosa succede? Succede semplicemente che abbiamo un apporto idrico sempre costante. Ecco qui l'esperienza fantastica di questa sorgente. Io sono abituatissimo comunque, io quando andavo a lavorare ero abituato anche a guardare il fiume Lona per un semplice motivo di... Praticamente cosa succedeva? Avevano tolto un ponticello pedonale
e io mi sono ritrovato che dovevo guadare il fiume Lona a piedi nudi. Adesso ho fatto un po' di polvere. Dovevo guadare il fiume Lona a piedi nudi talvolta per andare a lavorare, se no bisognava passare una parte che c'era il treno, non c'era il passaggio a livello, lasciamo perdere, quindi lasciavo perdere la parte della ferrovia che passava il treno. E così mi trovavo a dover passare in mezzo, adesso in mezzo alle libellule, un tempo in mezzo proprio a questi guadi di questi fiumi. Allora la mia è stata sempre un'abitudine, una completa abitudine. Mettiamo la videocamera più in qua perché di là si assolutamente si fa un pochino più alto. Quindi quando piove di più c'è un minore apporto idrico, quando piove di meno c'è un maggiore apporto idrico. Quindi il lago rimane sempre, non dico certo sempre la stessa altezza d'acqua, però a livello, allo stesso livello idrometrico, però quasi. Ecco il trucco di questo posto. E questa sorgente quindi ve la dovevo far vedere. Allora, Valle Luna cosa significa? Che praticamente questa valle è esposta a sud. I cavalieri quando arrivavano nel Medioevo al lago di Varese, vedevano come se fosse una piana d'inverno, sembrava come una piana che era ghiacciata, c'era meno, proprio si ghiacciava, poche onde, così si ghiacciava bene. Da quella parte vedevano subito la Valle Luna perché era rischiarata dai chiarori lunari, della luce lunare. E così Valle Luna. Ma io dico il tempio dei cavalieri, perché immagino i cavalieri, si andava a cavallo, ma quindi anche i tempi di chissà quanti mille anni fa, tantissimi mille anni addietro. E sono qua nell'acqua che per voi sarebbe gelida, per me comunque è salute. Ognuno si trova la salute che reputa migliore, dobbiamo trovare ognuno di noi la giusta via per avere una salute noi stessi, per guadagnare in salute. Questo è un posto fantastico, libellule stanno nei posti puliti. Adesso vediamo quanti, ecco, abbiamo 5 minuti. Io le scarpe faccio così, le metto, questa è la nostra sorgente, io le scarpe le metto così, perché dobbiamo andare ancora a vedere dove nasce, qua c'è anche un bel tavolino, le metto un po' così a pantofole, perché dobbiamo andare a vedere dove nasce, sgombro tutto, dove nasce il torrente. Io non riuscivo a fare un inizio senza automobili perché c'era traffico, poi io devo calibrare un po' la voce per una questione anche poi di audio, però le cose stanno così. Quindi la sorgente è assolutamente qua, questo è il trucco, la magia del lago di Varese che inizia qua. E questa magia, lì è una bellissima panchina, torneremo, ma è incredibile che abbia scoperto questo posto a 41 anni, che io ho abitato da queste parti e vado a scoprire questi posti adesso. Abbiamo 4 minuti e mezzo di meno, quindi perché sto facendo uno di quei classici video da 29 minuti. Ho iniziato sulla strada perché dovevo farvi capire un po' da che parte si veniva. Poi un po' il rumore dell'auto, un po' anche il rumore del vento. Questo quindi il torrente. Bellissimo.
e quindi adesso tentiamo assolutamente di andare a Masnago, che è frazione di Varese, sentiero 21. Ma incredibile, allora hanno mantenuto tutto. Qui è una panchina, ma dentro una casa. Hanno mantenuto tutto, vediamo, c'è una salita, vediamo almeno dove si potrebbe riuscire a sbucare, a uscire. È incredibile. Io devo ringraziare Dimensione Mauri Video Attualità, perché io facevo video a tema sui cambiamenti climatici e quelli ci vogliono, però siccome adesso per esempio ho prenotato di nuovo per tornare a Roma, dopo facevo video nelle città bellissime, città d'arte, però poi un giorno avrei detto ho mancato di fare video nei posti più belli del mondo. Allora, i posti più belli del mondo non è che c'è un luogo più bello del mondo, semplicemente ve lo dico io, posto più bello del mondo dove si trova pace, tranquillità, sì, anche acqua buona e anche da mangiare bene, ecco, fontanile, lavatoio. Questa dovrebbe essere Via Liguria. Ecco, quindi non è il finale di Via Liguria, perché Via Liguria continua di là, ma ci sono le auto che... Allora, quindi è Via Liguria a Varese, per chi vuole sapere un po' dove ci troviamo. Via Liguria, strada Liguria, no? Quindi la strada Liguria, però città di Varese, Lombardia, Italia. E qua continua. Un po' di lavori agricoli, quando sentite pam pam, un po' di lavori agricoli, tutto qua. E graziosi alberi che danno un grande benissimo. Tutta zona agricola. E qua continua, eh? Quindi siamo giù per Varese. Ecco. Cari amici, vi saluto. Gennaro Gelmini, 28 giugno 2016, da Varese. È stata una bellissima esperienza. Abbiamo scoperto una sorgente che alimenta il lago di Varese in maniera che mantenga sempre la stessa altitudine, stesso livello idrometrico. È bellissimo così. Adesso finirà il nostro filmato, ci salutiamo, è stata una bellissima esperienza.